Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Credo che si noti, oggi parleremo di attrezzatura video e parleremo di attrezzatura video dedicata ovviamente ai nostri smartphone. Cercherò di darvi un po' quelli che sono i miei consigli e di indicarvi in ordine di importanza, possibilmente quelle che secondo me sono un po' le attrezzature che possono aiutarvi e anzi vi aiuteranno a migliorare la qualità dei vostri video girati con smartphone in tutte quelle situazioni chiaramente a lui più idonee. Non andremo a vedere situazioni, attrezzature dedicate a situazioni gigantesche, a set cinematografici, cose del genere, però vi invito sul canale a dare una sbirciata ai backstage che ho postato qualche settimana fa, perché abbiamo girato svariate cose su dei set per alcuni brand belli cicciotti e tutti dedicati alla ripresa con smartphone. Abbiamo messo lo smartphone su stabilizzatori ancora più grossi, su testate remotate, su crane di 12 metri, sul carrello, sullo slider, l'abbiamo utilizzato remotato per la messa a fuoco. Abbiamo fatto un bel po' di cose interessanti in questi ultimi anni con lo smartphone. Ci sono dei video dedicati, qui vedremo più un approccio classico da filmmaker indipendente, quindi come andare a riggare un pochettino la nostra camera in maniera non complicata, senza che si snaturi l'approccio smart, veloce, in termini proprio di ingombro dello smartphone, per tutte quelle situazioni appunto di ripresa individuale, per video emozionali, video di travel, vlog, piccoli documentari, tutto quello che inizia un po' a crearsi in termini di linguaggio audiovisivo attorno all'utilizzo dello smartphone. Detto ciò, io inizierei subito a bomba con quello che è il fulcro di tutte le scelte, ovvero lo smartphone. Andrò molto rapidamente, ma più o meno per ognuna di queste cose sul canale trovate video dedicati, quindi ci saranno dei focus poi per chi vuole approfondire singole attrezzature. Lo smartphone che utilizzo, se mi seguite lo sapete, per la ripresa video è iPhone. Per me ancora oggi è imbattibile in termini di affidabilità e principalmente vi do tre motivi del perché di questa scelta. Il primo è per una questione di continuità tra le tre lenti, sia in termini di pasta, di scienza colore, che in termini di funzioni e supporto software. Se mi serve il ProRes, funziona su tutte e tre le lenti, su tutti e tre i sensori. Idem per l'HDR, idem per le risoluzioni, per i frame rate, è tutto molto omogeneo in termini di continuità. Il secondo motivo è un supporto software di terze parti. Come girano qui le app dedicate al mondo del filmmaking, difficilmente girano da altre parti. Io in particolare utilizzo come app Filmic Pro, c'è un video dedicato. Ce ne sono svariate interessanti e vorrei fare in futuro un video confronto, perché Filmic Pro è molto costoso e sempre più direzionato al mondo delle produzioni e a chi veramente ci lavora con lo smartphone, magari per riprese professionali un po' più così, per divertimento, per utilizzo personale, ci sono delle alternative valide che vorrei approfondire nel tempo. E il terzo motivo per cui scelgo iPhone è il supporto hardware. Per nessun altro brand troverete così tanti altri brand che costruiscono su misura delle attrezzature dedicate in particolare al modello. Non è un caso che passo al secondo passaggio centrale del mio rig, che è ovviamente il cage. Il cage è la cosa da cui dovete partire, quindi la gabbia metallica in cui inserire il vostro smartphone. Deve essere comoda, deve essere pratica, possibilmente una volta inserito, indipendentemente dal supporto che poi andiamo ad utilizzare, deve funzionare, non devo ritrovarmi a dover levare lo smartphone, risettarlo su altre cose, eccetera. Proprio per questo motivo la mia scelta ricade sul Beast Cage di Beast Grip. È un cage relativamente compatto, iper resistente, che si adatta a tutti gli utilizzi. Macchina a mano, cavalletto, gimbal. Non ho mai bisogno di levare lo smartphone da qui dentro una volta che lo inserisco. Ha una roba tipo 10 attacchi da un quarto di pollice per accessori relativamente utili, se vogliamo esagerare, cioè chi ci mette i monitor, chi ci mette due maniglie, tre maniglie, eccetera. Quello che faccio io è interfacciarlo con una maniglia laterale. Beast Grip ha un ecosistema
incredibilmente completo, io ve lo consiglio come brand da spulciare, un pochettino andate a spulciarvi il sito. Ha una sua maniglia laterale che io ancora non ho, quindi mi sono accroccato con quella di un altro brand, di Smotherick in questo caso. Io ne utilizzo una perché due già mi snatura troppo in termini di grandezza di ingombro, e poi secondo me due sono anche esagerate. Con uno già il mio grip migliora tantissimo, la mia sensibilità ai movimenti migliora tantissimo, e la seconda mano preferisco tenerla salda qui vicino ai filtri di cui vi parlo fra pochissimo. Se proprio vogliamo fare una seconda aggiunta in termini di maniglia, io vi suggerisco, questo è proprio il mio metodo di lavoro anche con è uno dei miei metodi anche con le cineprese classiche, una maniglia superiore che vi aiuterà tantissimo nella stabilità di tutti i movimenti sull'asse verticale, quindi dall'alto al basso, oppure di tilt per le riprese proprio dal basso e per tutta una serie di cose, insomma, che vi rendete conto a livello pratico una volta che andate a impugnare le due maniglie. Quindi come seconda aggiunta al massimo vi consiglio una maniglia superiore oltre a quella laterale. Il bello poi di questo cage è che ha delle torrette intercambiabili. Adesso io ho montato la torretta dei filtri, che è quella principale che vi consiglio, utilissima perché monta dei filtri da 58 mm che quindi mi vanno a coprire tutte e tre le ottiche, non devo andare a spostare il filtro in base all'ottica che sto utilizzando. I due filtri che io porto sempre con me nello zaino sono il filtro ND, il più importante di tutti, lo sapete, se non lo sapete seguitemi su Instagram che lì vi spiego in reel vari tips anche legati al filmmaking. Comunque di base fondamentale per girare con l'otturatore impostato correttamente, visto che lo smartphone non ha diaframma. Io utilizzo sempre dei filtri BizGrip, sto cercando di brandizzarmi su BizGrip perché l'ecosistema è ipercompleto e avere una continuità sotto questo punto di vista ci facilita un pochettino la creazione del nostro rig. Sono dei filtri di buona qualità, non super premium, ma comunque molto molto buoni. Io utilizzo un ND appunto variabile, un circolare variabile, e poi porto con me sempre un mist, un black mist nel loro caso. I filtri mist di base sono quelli che ci consentono di ammorbidire un po' la resa della nostra immagine e rendere, soprattutto fanno un lavoro sulle alte luci rendendole più avvolgenti, un effetto un po' glow per intenderci. Bisogna stare attenti, sono un'arma a doppio taglio, utilissima per il caso degli smartphone che generano immagini sempre iper nitide, molto digitali, quindi questo filtro smorza un pochettino questo effetto. Attenzione perché appunto siamo su smartphone, sensori piccoli, bassa sensibilità e definizione sui toni medio-bassi, il filtro mist aiuta a spappolare un pochettino l'immagine sotto questo punto di vista, quindi ecco, va usato con criterio e non in maniera continua. L'ultima cosa che va a comporre la base del mio rig è un microfono, attacco a slitta semplicissimo. Io in questo caso utilizzo un video micro di Rode. BizGrip, rimanendo sempre su questo brand, ne fa un modello assolutamente identico, si collega tranquillamente da jack 3.5 a ingresso lighting di iPhone. L'unica cosa che vi consiglio se scegliete il Rode, il video micro, questo è il supporto che loro forniscono. Secondo me è pessimo perché sì, è molleggiato ma è debolissimo, quindi vi ritrovate il microfono che sballonzola e anziché limitare i danni questo coso li aumenta, li amplifica. Io ho preso dal nostro setup, ho rubato dal nostro setup delle cineprese un supportino di Sennheiser, comodissimo, molto più solido e rigido. Al massimo quello che posso affiancare al microfono è un gatto morto per le situazioni di vento, e lui rimane comunque bello, stabile e rigido. Con questo invece super ballerino. Il microfono direzionale, diciamo, lo utilizzo in realtà abbastanza raramente, quando voglio portarmi a casa già dell'audio buono che magari è difficilmente ricostruibile e ritrovabile tramite le librerie di suoni. Io ad esempio uso Envato, ce ne sono svariati, tipo un mercato particolare, tipo una situazione, una location che ha dei suoni unici, irreplicabili. Allora cerco di fare del mio meglio con questo setup che insomma è molto limitato, parliamo di un microfono veramente iper entry level, ma che comunque va a migliorare molto la
presa diretta rispetto a quello che fa il telefono da solo. Per le situazioni di parlato invece, vlog o interviste e quant'altro, ho ovviamente dei semplicissimi radiomicrofoni, io utilizzo Hollyland, mi ci trovo benissimo, ce ne sono svariati modelli, mi arriveranno tra l'altro i nuovi Lark Max fra poco e ve ne parlerò. Comodi, leggeri, pratici, autonomia infinita, anche loro hanno un po' di accessorini carini, hanno il loro piccolo gatto morto, e tutta una serie di cose. Esiste il modello dedicato agli smartphone, ma io vi consiglio in realtà gli L1, Hollyland Lark L1, che sono quelli che sto usando in questo momento e che sempre tramite un cavetto si interfacciano tranquillamente al vostro iPhone. Si attacca sempre il ricevitore a slitta qui sopra, l'ingombro è praticamente inesistente, capsula, seconda capsula all'intervistato se serve e siete tranquillissimi. Queste le cose più importanti a cui voglio aggiungere, siccome si va in ordine di importanza, la presenza nello zaino costante di powerbank. Powerbank, possibilmente uno veramente per emergenza, piccolissimo, nel mio caso che si attacca direttamente allo smartphone, utilissimo se dobbiamo per forza riprendere qualcosa, qualche momento magari unico e irripetibile che non vogliamo farci sfuggire, siamo in difficoltà con l'autonomia, attacco questo e intanto ho una riserva e sono tranquillo. Quello più grande per magari momenti di pausa, anche se io spesso in passato con un modello leggermente più piccolo di questo mi sono proprio accroccato, ma quello era più sui set in realtà, per non doverci pensare, attaccandolo al mio rig e lasciandolo costantemente attaccato allo smartphone. Chiaramente se usate il microfono vi serve uno sdoppiatore. Elementi secondari legati al rig, lenti aggiuntive. Ora, io sul mio canale vi ho proposto la recensione prova sul campo di queste due. Vi voglio dare un consiglio ampio al di là di questi due modelli specifici. Se dovete, volete sperimentare, divertirvi con delle lenti aggiuntive che possono dare delle belle soddisfazioni, i modelli su cui dovete puntare sono in primis, secondo me, una lente anamorfica e in secondo luogo un teleobiettivo, e vi spiego perché. La lente anamorfica può sembrare esagerata, per chi non sa che cos'è l'anamorfico andate a vedervi il video dedicato a questa piccola lente di Sennheiser, grandissima qualità, ma è divertente perché è un effetto, una tipologia di ripresa, una tipologia di estetica che potete ottenere solo ed esclusivamente con un upgrade hardware, appunto con una lente fisica. Quindi vi dà quel qualcosa in più che altrimenti non potreste avere. Oltretutto non va a rendere chissà quanto più meccanica la vostra ripresa, perché se iniziamo a girare in anamorfico tutto il nostro contenuto sarà in anamorfico, quindi una volta montata questa di base non la leveremo più, se non per magari switcharla su una lente secondaria. Io non ho la bisgrip anamorfica, quindi purtroppo non mi si interfaccia con tutto il mio rig. Nel caso in cui la volessi usare, Sennheiser ha comunque una proposta secondo me molto buona. Ti vende questa cover con degli attacchi a vite semplicissimi, funziona sulla lente 1x e sulla 3x, inseriamo l'iPhone qui dentro e abbiamo il nostro effetto anamorfico, che poi deve interfacciarsi con un'app che supporta il Disquiz, tutta una serie di cose che vi spiego nel video dedicato. Chiaramente è buona cosa, ragazzi, io mi trovo molto bene con questa lente Sennheiser, ma è buona cosa fidarsi a un unico brand proprio per questo motivo, per rendere omogenei tutti i nostri passaggi e cambi di setup senza dover switchare da un sistema all'altro. Il teleobiettivo ve lo consiglio semplicemente perché in questo modo possiamo lavorare sul sensore principale, che sappiamo essere di gran lunga di maggior qualità rispetto ai secondari, con una focale diversa, più interessante. In questo caso questa è una Bisgrip Pro Series, le migliori lenti aggiuntive che possiate comprare in termini qualitativi. Sì, è abbastanza ingombrante, è abbastanza pesante, però se fate l'investimento tanto vale farlo per qualcosa di buono e non per un fondo di bottiglia. Si interfaccia alla perfezione con questo rig, si leva la torretta dei filtri, si inserisce la torretta in cui poi si va ad avvitare lui. Chiaramente ogni volta che mettiamo una lente aggiuntiva bisogna adattarsi in termini di filtri, qua il diametro è diverso, quindi devo prendere un filtro ND con un'altra grandezza che si adatti a questa lente, così come un altro che si adatti a questa, perché senza ND, ragazzi, non si gira. Detto ciò,
La lente aggiuntiva rende tutto molto più meccanico e vicino al mondo delle camere classiche, quindi snatura un po', secondo me, la bellezza della ripresa con smartphone. Poi, vedete voi, questo è il mio consiglio nel momento in cui volete affacciarvi a questo mondo. Venendo ai supporti esterni, principalmente ne utilizzo due per le mie riprese, per tutto ciò che riguarda i movimenti o i non movimenti. Oltre alla macchina a mano, che è ciò che favorisco maggiormente nella ripresa con smartphone, perché sono stabilizzati benissimo, sono rigati per bene, sono molto ben gestibili, anche se molto leggeri, questo non aiuta secondo me a rendere più come dire, affascinanti le nostre riprese a mano libera. Il peso è una componente a cui do molta importanza, che mi aiuta molto personalmente, essendo abituato con magari cene prese più pesanti. Però ben rigata funziona bene, posso estremizzare molto le stabilizzazioni con app di terze parti, specialmente con Filmic Pro, anche se tendo a non farlo quasi mai. Di base non mi porto il cavalletto, questo è il sunto. Voi direte: sei un pazzo, è l'elemento base, ce ne sono anche di molto piccoli, molto compatti. No, non poggio quasi mai niente a terra, al massimo ciò che mi porto è un Joby, comodissimo mini tripod che funziona sia semplicemente a terra che soprattutto agganciandosi a qualsiasi cosa tramite queste gambe mobili. Gli metto una testata, una testa sfera per inquadrature fisse, non ho una testata video e vi spiego perché. Testate video low cost, di bassa qualità, piccole e leggere, meglio non averle, cagate pazzesche, non vi aiuteranno con i vostri movimenti macchina di pan, tilt, cose a seguire da cavalletto, fidatevi, lasciate perdere, bisognerebbe andare su cose più pesanti, impegnative, ma non è il caso di questa tipologia di approccio. Con lo smartphone riuscirete a fare tutti i movimenti di cavalletto da tripod che vi servono, o a mano libera se siete particolarmente bravi, avete uno smartphone di qualità con una buona stabilizzazione, o utilizzando il gimbal. Non è la stessa cosa, lo so, vi dico che personalmente io ci giro tantissimo, non ho mai sentito la mancanza di un cavalletto o di una testata come si deve per fare i miei movimenti. È veramente molto difficile, se sono sul set è un conto, ma altrimenti secondo me non ha molto senso appesantirsi. Con il Joby vado da Dio, chi mi sta scrivendo. Il secondo supporto che tutti un po' ambiscono, che va molto di moda, che si utilizza tanto, io vi invito a vedervi dei video sul quando utilizzarlo e su non abusarne troppo, perché è un'arma a doppio taglio, è chiaramente il gimbal, lo stabilizzatore. Ne vedete quattro, tranquilli, io ve ne consiglierò, in realtà uno ne utilizzo io sempre, al massimo ve ne consiglierò due, però mi sembrava giusto porre alla vostra attenzione i quattro modelli che potete sbirciare, che secondo me sono più adatti alle riprese con lo smartphone, specialmente lo smartphone rigato in questo modo, un po' appesantito. Il primo è l'unico modello dedicato al mondo degli smartphone che vi consiglio. Sul mio canale trovate la recensione di tutti e tre i gimbal principali usciti quest'anno dedicati agli smartphone: DJI Osmo Mobile 6, il gimbal di Insta360 e questo Smoot 5S, che assolutamente gioca in un'altra categoria. Mentre i primi due sono dei giocattoli, qui abbiamo di fronte un gimbal sicuramente più ingombrante, ma anche più solido, con più autonomia, con un approccio ai motori più classico, più vicino a quello dei gimbal normali, che ci permette anche di fare delle normalissime, sacrosante low mode senza problemi. Soprattutto grande pro, a parte la potenza dei motori, ragazzi, è impressionante rispetto a quanto è leggero. Lui regge senza problemi lo smartphone con dei filtri attaccati e addirittura l'ho visto anche, io non l'ho mai fatto, ma l'ho visto in alcuni video, con delle lenti aggiuntive attaccate, quindi sicuramente va un po' al limite, ma lo regge senza problemi. Noi ci abbiamo girato un cortometraggio bello impegnativo, trovate sia il corto che il backstage sul canale, vi dico che mi ci sono trovato benissimo, all'attacco da un quarto di pollice, qui se voglio aggiungere accessori, una maniglia, un prolungamento per mettere un microfono, un qualcosa senza gravare sui motori, comodissimo, ma soprattutto per l'utilizzo anche più smart, per contenuti, per vlog, ha una luce frontale, una fill light qui, integrata, che è la svolta, una svolta incredibile per tutti i contenuti che è più probabile che vi ritroviate a girare con smartphone, quindi
in giro, situazioni di luce non controllate, magari in ambienti al chiuso, non ben illuminati, magari di sera, eccetera, vi salva la vita per riprese in vlog, chiaramente non per illuminare qualcosa, ma per illuminare voi stessi. Specialmente nel caso dello smartphone, che ha una sensibilità alle basse luci ridicola lato video, che subito si va a spappolare, vi assicuro che è la funzione svolta che non può lasciarvi dubbi nella scelta del gimbal, se ne volete uno dedicato al mondo degli smartphone. Io però, nonostante ciò, vi consiglio di non farlo, di puntare su un gimbal entry level di dimensioni contenute, ma pensato per mirrorless, per camere, perché vi ritroverete tra le mani un sistema ingombrante grosso modo allo stesso modo, pesante allo stesso modo, ma inevitabilmente più resistente, più affidabile, più sensibile nei movimenti, nei motori, con più funzioni e tutto sommato non così esageratamente costoso. Io qui ne ho tre con me, sono il Mozza Aircross S, il DJI RS3 Mini, ve li potete andare a cercare, secondo me sono due scelte valide per tanti e tanti motivi. Oggi però quello di cui vi parlo è il Crane M3 di Ziyun. Lui è la mia scelta ormai da un anno e mezzo, due, è super affidabile in termini di autonomia, ha tutte quelle caratteristiche che vi ho mostrato sul suo fratello minore, quindi attacco da un quarto per accessori, luce per illuminarvi. Sì, non abbiamo quella comodità di avere la clip su cui applichiamo subito lo smartphone in orizzontale o in verticale come ci pare, anzi per le riprese in verticali bisogna un attimino adattarsi, ma in compenso siamo con dei motori che si sentono molto di più, specialmente con un peso più leggero, perché può sembrare più facile, la camera è leggera, il gimbal sforza meno. È vero, ma allo stesso modo, se non c'è una buona cura in termini di sensibilità, di ritorno dei motori, eccetera, è un attimo che l'immagine si fa tremolante in una maniera davvero poco piacevole nel caso del gimbal. Cioè è meglio una macchina a mano a quel punto che non un gimbal ballerino. La risposta dei motori di questo chiaramente è superiore a quella dello Ziyun Smooth 5S, quindi io ve lo consiglio vivamente. Non costa pochissimo, ma dovrebbe essere sceso di prezzo perché adesso è uscito l'M3S, qualcosa del genere, che è sostanzialmente identico, un po' rivisitato, ma ecco, è un investimento che fate una volta e poi vi funziona sia con lo smartphone che tra l'altro con altre camere mirrorless piccoline, nel caso in cui ne facciate uso, quindi anche molto più versatile. Che altro dire? Vi ho fatto una panoramica più rapida, completa possibile. Questi erano un po' e sono un po' i miei consigli ed effettivamente le attrezzature che utilizzo. Ad oggi non ho bisogno di niente di più, però, come sempre, sono iper disponibile nella sezione commenti per i vostri consigli, soprattutto per le vostre critiche costruttive e per curiosità, cose che non avete capito. Se avete necessità o voglia di scoprire in maniera più approfondita qualcosa su qualche attrezzatura in particolare, insomma, chiedetemi pure.